e abbiamo incominciato a fare le mamme. Ecco, dobbiamo andare in missione veramente scalze, senza niente, con un rispetto enorme di quello che ci aspetta, metterci in ascolto delle esigenze. Siamo andate, penso, ciascuna di noi, eravamo solo in tre, con un'idea nostra che avevamo, portavamo un'esperienza americana, europea, filippina, ma lì abbiamo dovuto lasciare tutto, ascoltare la gente, metterci in ascolto di loro, delle loro esigenze e iniziare a fare. Quindi abbiamo iniziato con questi bambini a fare le mamme, siamo andate alcune, una di noi, due, eravamo solo in tre però, in crisi, come recipienti pieni, lavare tutto il giorno i panni dei bambini, ecco, questa è la nostra, cucinare per loro. Questo è stato l'inizio, ma un inizio che ci ha unito come una nella diversità, nell'unità, a decentrarci per entrare di più nella gente, a metterci in ascolto. Abbiamo imparato come lavarci, perché certamente non ci lavavamo come all'europea, aprire i rubinetti senza acqua, andare a prendere legna per fare il fuoco, dove accendere questo fuoco, sopra o sotto questa tavolozza di bambù, ecco. Ma di ciò che è stato l'inizio ha messo davvero il fondamento a tutto quello che è un'espansione grandiosa. I piccoli sacrifici, le piccole, ma non sacrifici, non lo so, io ricordo solo cose molto molto belle. Tante volte c'era Ruggero che è venuto come volontario con la moglie, mi diceva: andate a rileggere le cronache degli inizi e non dimenticatevi come sono stati gli inizi, per non perdere il valore della missionarietà, l'attenzione alla gente, ai poveri. Siamo andate in tre, adesso una breve statistica. Siamo 12 comunità. A distanza abbiamo celebrato il 2 ottobre 25 anni della nostra presenza in Timor. Da tre oggi siamo 85 figlie di Maria Ausiliatrice, 11 missionarie, 12, 73 locali, tra queste 5 indonesiane, le altre tutte timoresi. Un'espansione che sa di miracolo. Il motto della nostra celebrazione in questi 25 anni è stato: Maria ha fatto tutto. La dottoressa ce l'ha già annunciato, siamo figli di sognatori e veramente abbiamo sognato in grande e continuiamo a sognare in grande, perché dobbiamo veramente dare il sogno e il sogno per la vita dei poveri. Poveri, tra virgolette, perché sono ricchi, siamo noi le povere, perché sono loro che ci arricchiscono con la loro povertà. Abbiamo orfanotrofi, due orfanotrofi, scuole elementari, quindi mi sono ritrovata poi ancora nel campo educativo. All'inizio ho fatto la mamma, ecco, accudivo i piccolini e poi abbiamo iniziato le scuole, elementare, media, corsi professionali di panetteria, di otteleria, sarebbe la nostra scuola alberghiera, corsi di informatica, segreteria informatica, per preparare le giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro. E il nostro obiettivo fin dall'inizio, dopo 4 anni che eravamo là, abbiamo costruito la prima scuola professionale solo per ragazze, solo per donne, perché sappiamo, in quelle culture il degrado della donna è molto forte e quindi dovevamo potenziare, sviluppare, ecco, proprio tutta la femminilità, ecco, tutto quello che è, perché la donna è poi, diciamo, quella che dà futuro alla nostra società. Io non voglio essere femminista, no? Però
veramente quello che dà in una casa. Bene, abbiamo costruito poi un piccolo, subito appena là, anche un ambulatorio. Io non ero medico, però quando vai in missione devi fare di tutto. Quindi mi sono improvvisata anche come medico. Dopo 4 anni è arrivata una suora veramente medico e ora porta avanti questa policlinica chiamata Maria Ausiliatrice, Suor Alma Castagna di Lecco. E ci sono già suore locali, infermiere, e le stiamo diplomando perché continuino quest'opera. Ecco, io vorrei sottolineare soprattutto come testimonianza il valore educativo che va in parallelo con quello, no? Diciamo, promozione umanitaria. Educare è veramente la carta da giocare per tutti, in qualsiasi parte del mondo. Se tu educhi un popolo, educhi una persona, investi per il futuro. Come vi ho detto, Timor è diventata solo nel 99, ecco, una nazione indipendente nel 2002, ecco la piccola nazione. Adesso vi dico un attimino solo la statistica. Dopo l'ottenuta indipendenza, Timor continua ad avere, ecco, la necessità di ricostruire se stessa come nazione democratica. Ecco che noi, come figlie di Maria Ausiliatrice, ci sentiamo soprattutto impegnate in questi interventi educativi, perché crediamo vivamente che investire nell'educazione vuol dire investire nei giovani. Ecco, i nostri ultime attività in campo educativo, soprattutto in questi 5 anni, non sto ad accennarvi che durante il periodo bellico, sì, abbiamo avuto una parte molto forte noi, è stata accennata nella presentazione, siamo rimaste e lì ho sperimentato cosa vuol dire esserci, come quelle sentinelle dell'aurora che aspettano in mezzo a tutto il buio, i bombardamenti, gli incendi. Dili, la capitale, era una cenere, e noi solo l'unica presenza. Abbiamo dovuto sostenere i nostri rifugiati, quasi 200, tra mamme e bambini, perché chi poteva avere forza sono andati tutti in foresta. Ma lì ci hanno implorato: rimanete. Se avessimo lasciato, dove li avremmo portati? Nella parte ovest, nell'Indonesia, con tutte le incognite. Siamo rimaste. E devo dire che, grazie a Maria, siamo veramente, chi ci ha protetto, siamo riuscite a uscire da quel, diciamo, fuoco, e dopo l'ottenuta indipendenza la gente è molto riconoscente per questa azione, che però è un'azione, per me mi sento timorese, ho ricevuto, grazie, no, al governo timorese, mi hanno dato la cittadinanza anche di Timor, e sento che amo molto questo popolo, per me è la mia vita. E io non lo so, perché quando si sta bene, troppo bene in un posto, non è bello, no? E quindi però siamo missionari, dovunque il Signore. Siamo sempre pronti, no, a sradicare, no? Togliere le nostre tende, andare dove il Signore ci chiede. Oggi l'istituto, io penso, il nostro istituto ce l'ha richiesta, no? Ecco, siamo sempre disponibili, siamo sempre missionari, ovunque il Signore ci chiede di andare.